Ci troviamo nella via dedicata a Umbertino Asmerieri, partigiana Marisa, staffetta partigiana, poco più che ventenne, vi dicevo che aveva anche un bambino molto piccolo, è l'esempio del ruolo delle donne nelle forze partigiane. Di Umbertino Asmerieri abbiamo la testimonianza di diverse persone, compresa quella della mamma di Silvano Marelli, che vide Umbertino e Silvano che erano stati presi insieme e vide le torture che erano state fatte anche su Umbertino, una parte delle torture che erano state fatte anche su Umbertina. Quello è il cippo che si trova a Revere, che perché il cadavere di Umbertina viene buttato giù lungo un argine, quello è a Revere, nel Mantovano, quello è il cippo dedicato a Umbertina Asmerieri e lì avete la medaglia al valore, la medaglia d'argento al valore militare. Qui termina la nostra visita, termina con Umbertina perché comunque era giusto, no, ricordare fra tutte le cose che abbiamo detto anche le donne, l'apporto delle donne alla resistenza. Continuando questa strada sulla sinistra c'è Piazza Marelli, di cui abbiamo parlato, sedicenne. Quindi insomma, quando pensate a queste cose, si diceva prima, pensate, una ragazza giovane, un sedicenne, cioè erano tutte persone che fanno una scelta, 16 anni, va 2 anni più di voi, ok? Umbertina aveva una bimba, un bimbo appena nato, quindi quando scegli queste scelte, secondo me hanno un valore ancora diverso, no? Scegli per te, scegli anche per qualcun altro. Suo figlio non è cresciuto con l'idea che sua madre ha preferito la resistenza a lui, ok? Perché comunque lui era piccolino e non è vissuto senza sua mamma, ok?